Il sindaco Ernesto Tedesco firma la revoca dell'ordinanza di non potabilità dell'acqua nella zona di via Matteotti. La ASL Roma 4 ha comunicato a Palazzo del Pincio la completa conformità dell'acqua ai parametri microbiologici a seguito degli esiti delle analisi effettuate all'acquedotto Peschiere il 18 settembre dal Palazzo. Il servizio. L'acqua torna potabile nella zona di via Giacomo Matteotti e nelle vie limitrofe. Il sindaco Ernesto Tedesco ha firmato la revoca dell'ordinanza emessa lo scorso 17 settembre per il superamento dei parametri di colibatteri ed echinococchi dopo l'analisi effettuata dall'ASL Roma 4 su un campione d'acqua prelevato dalla fontanella pubblica proprio di via Matteotti il 15 settembre scorso. La stessa azienda sanitaria ha comunicato a Palazzo del Pincio la completa conformità dell'acqua ai parametri microbiologici a seguito degli esiti delle analisi effettuate su campioni di acqua, questa volta prelevati non alla fontanella in questione, ma all'acquedotto Peschiera il 18 settembre dal Palazzo. Problema risolto dunque nell'area di Corso Matteotti, via Gobetti, via Antonini, via Letruria, via Nicolao Arcangelo, via degli Agricoltori, via dei Classiari, via dei Veliti, via Fratelli Cervi, via Fabio Filzi, via del Vomero e via Rodi. E a quanto pare è quindi risolto anche il giallo che avevamo registrato ieri, emerso da uno scambio di PEC tra l'attuale gestore del servizio idrico, ovvero CEA, e un cittadino che abita nella zona che fino ad oggi era inclusa nell'ordinanza di non potabilità emessa dal comune. Il cittadino in questione aveva cercato sul sito web di ACEA, nella sezione avvisi, dove sono riportati praticamente in tempo reale tutti gli interventi effettuati e le segnalazioni, comunicazioni in merito alla situazione di Civitavecchia. Insospettito dal non aver trovato traccia dell'ordinanza di non potabilità emessa dal sindaco, ha chiesto prima tramite call center e poi tramite PEC informazioni al riguardo. E la PEC di risposta è stata una vera sorpresa. ACEA ha affermato infatti di aver effettuato le analisi dell'acqua il giorno 17 settembre, quindi due giorni dopo l'azienda sanitaria, presso la fontanella pubblica di Viale Matteotti, al fine di sottoporlo ad analisi di potabilità. Le analisi effettuate, avevano scritto da ACEA tramite PEC, hanno restituito risultati conformi con i parametri dettati dal decreto legislativo 31 del 2001. Secondo ACEA, quindi, la qualità dell'acqua è sempre stata buona a Civitavecchia, non per l'ASL Roma 4, che solo oggi ha dato nuovamente il via libera per l'utilizzo potabile del prezioso liquido trasparente, permettendo al sindaco di revocare la delibera. Primi effetti negativi della crisi del porto, in particolare per quanto riguarda prima lo stop e poi l'attività ridotta del traffico croceristico. La Civitavecchia Fruits Forest Terminal ha infatti avviato le procedure per attivare la cassa integrazione per gli oltre 100 lavoratori alle sue dipendenze. La società italo-belga ha informato le organizzazioni sindacali specificando che la cassa integrazione sarà articolata a rotazione. In sostanza ogni dipendente della CFFT dovrebbe rimanere fermo una settimana nell'arco di ogni mese. Sul piano strettamente economico la società anticiperà comunque in busta paga le somme che saranno poi erogate direttamente dall'INPS. CFFT ha motivato il ricorso alla cassa integrazione con la notevole contrazione dei servizi di approvvigionamento per le navi da crociera, prima scomparsi, adesso notevolmente ridotti, e con la ancora mancato decollo del traffico relativo alla banchina 24. Il provvedimento di apertura del porto, prima sancito attraverso il cosiddetto decreto rilancio e poi con un'apposita ordinanza dell'autorità portuale, stenta infatti a trovare attuazione. In sostanza, la società italo-belga lamenta di non riuscire a dare risposte ai suoi clienti in ordine alle aree dove far stazionare i dry una volta sbarcati. Ciò, stando a CFFT, perché non è stato dato seguito ai provvedimenti attraverso un disciplinare tra l'ente portuale e l'agenzia per le dogane. Port Mobility non pagherà gli stipendi, CFFT apre la cassa integrazione, GTC proclama lo sciopero. L'UGL esprime profonda preoccupazione sulla situazione in cui si trova il porto di Civitavecchia, attacca l'amministrazione dell'autorità portuale, REA, a dire del sindacato, di non aver dato ancora nessun tipo di risposta, nemmeno un segnale di rassicurazione. I buoni propositi di rilancio del porto di Civitavecchia, annunciati e sbandierati dal vertice, spiegano dalla UGL, non trovano riscontro in azioni pratiche immediate che portino a rilanciare un porto che, dopo gli oggettivi problemi derivanti dal Covid-19, non si è ancora rialzato. Contrariamente a tutte le altre autorità di sistema che in qualche modo hanno saputo affrontare la difficile situazione, Civitavecchia sprofonda in una crisi che rischia di divenire irreversibile.
possibile. UGL chiede l'apertura di un tavolo di crisi città-porto per monitorare e gestire gli effetti economici e sociali della crisi portuale. Gli accessi al parcheggio del Palazzetto dello Sport saranno chiusi da lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.30 e dalle ore 13.45 alle ore 14.30 ad esclusione dei giorni o periodi di chiusura delle scuole. È quanto stabilisce un'ordinanza del dirigente del servizio 7 del comune di Civitavecchia, comandante di polizia locale Ivano Berti, che mira a scongiurare assembramenti nell'area di via Barbaranelli adiacente al plesso scolastico Flavioni dell'istituto comprensivo 2. A chiedere la misura è stata la stessa direzione dell'istituto al fine di garantire una maggiore sicurezza per gli studenti, ma anche per tutti gli altri utenti della strada. La decisione ha effetto immediato. Un doppio splendido arcobaleno come simbolo della possibile rinascita del porto che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia e che ultimamente viene citato per i fumi delle navi o per le tante vertenze in corso. Lo straordinario scatto che stiamo vedendo è di questa mattina ed è stato immortalato da un nostro telespettatore. Nella foto si vede un doppio arcobaleno che sembra abbracciare una parte dello scalo cittadino, dal Forte Michelangelo fino alle parti più a nord. Tanti i colori che risaltano nella cupa atmosfera odierna condizionata dal maltempo tempo che ha colpito il territorio in tutta la mattinata. La Serie C Gold di basket si spezza in due. La federazione ha annunciato che nel prossimo campionato ci saranno due gironi, uno da 8 e uno da 9 squadre. La Stemar 90 è stata inserita nel girone B con Stella Azzurra Viterbo, San Paolo Ostiense, Grotta Ferrata, Alfa Omega, Frascati, Fondi ed Albano. Il servizio. Ora c'è l'ufficialità. Il prossimo campionato di Serie C Gold si disputerà con la formula del doppio girone in seguito ad una serie di scelte legate all'emergenza Covid-19. La Stemar 90 è stata inserita nel girone B che non sarà composto seguendo vincoli geografici. Avversari del quintetto di Ferdinando De Maria saranno Stella Azzurra Viterbo, San Paolo Ostiense, Grotta Ferrata, Alfa Omega, Frascati, Fondi ed Albano. Nello specifico le 16 squadre che hanno partecipato nella stagione 2019-2020 sono state divise in tre fasce e poi sorteggiate per comporre i due raggruppamenti, fascia 1 con le prime 6, fascia 2 con le successive 6 e fascia 3 con le ultime 4. Indicato inoltre il numero di pass per la Serie B e le condanne alla C Silver, ci sarà una sola promozione e due retrocessioni, salvo indicazioni diverse dalla Serie B. Sono stati eliminati tutti i turni infrasettimanali in modo da avere, in caso di necessità, la possibilità di recuperare gare non disputate nel caso dovesse emergere qualche problema con l'emergenza coronavirus. Il campionato per la Stemar 90 inizierà l'8 novembre e finirà il 21 febbraio, osservando una settimana di pausa per le festività natalizie, per poi giocare una fase ad orologio dal 7 al 14 marzo, che servirà per pareggiare il numero di partite dei due gironi, visto che uno è a 8 squadre e uno a 9. Le prime 4 di ogni girone passano alla fase promozione, dove incontreranno solamente le squadre che non hanno affrontato nella prima fase, portandosi dietro i punti ottenuti negli incontri che hanno disputato contro le squadre del loro girone. Al termine della fase promozione, le prime 4 accederanno alle semifinali, con gare di andata e ritorno con relativa finale per la promozione in Serie B. Le 9 squadre che restano si affrontano in una fase play-out divisa in 3 gironi, con la peggiore terza che retrocede diretta e le altre 2 che si giocheranno la permanenza in C-Gol. Damiano Lestingi si prepara a partecipare nuovamente alle Olimpiadi. No, non stiamo parlando di un clamoroso ritorno alle scene internazionali dell'ormai ex nuotatore civitavecchiese, ma di un suo nuovo ruolo. Infatti Lestingi è entrato a far parte del comitato organizzativo delle prossime Olimpiadi invernali del 2026 che, come noto, si svolgeranno in Italia con la doppia sede di Milano e Cortina. Sarà bellissimo, non vedo l'ora di iniziare, ha commentato Lestingi. Danilo D'Alessandro vede avverarsi uno dei suoi sogni. Al ritorno sul palco dopo la sosta forzata per il Covid-19, il bodybuilder civitavecchiese si è subito imposto a Mister Universo per la federazione IBFA, con l'evento che si è svolto al Cineteatro Ferrari di Sapri. È difficile battere chi non si arrende mai, afferma D'Alessandro. Ho raggiunto un altro sogno che avevo nel cassetto da anni. Ringrazio la mia famiglia, come sempre al mio fianco, e ringrazio tutti per il supporto. Non mi voglio accontentare, visto che la stagione non finisce qui.
Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube TRC Giornale. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.